Allora, l'universo degli Egizi e dei Caldei. Cominciamo questa sera una serie di incontri che serviranno un pochino a chiarirci su quella che è la visione universale, la visione del mondo, la visione dell'orbe presso le popolazioni antiche. E cominciamo proprio dalle origini. Come al solito io sono un po' nemico dello stare seduto. Allora, cominciamo. Innanzitutto dobbiamo chiarirci su una cosa, sul concetto di geografia e sul concetto di mondo. Dovete considerare che l'idea di mondo che le diverse popolazioni del passato hanno avuto è direttamente connessa con l'immediatezza della percezione del mondo che c'era intorno a loro. In che senso? Nel senso che tutti i popoli più antichi, che avevano una cognizione molto ristretta di quello che c'era intorno a loro, limitata spesso ad una catena di montagne o a un fiume o al mare, concepivano nel mondo quello, cioè non esisteva il concetto dell'altro da loro. Pensate, addirittura, per arrivare a trovare dei nomi, dei toponimi o degli etnonimici specifici, dovremmo aspettare addirittura il secondo millennio avanti Cristo. In che senso? Cerco di essere più chiaro. Noi quando parliamo dei popoli, ad esempio, che vivevano nella valle del Nilo, noi diciamo gli egiziani. Ma gli egiziani non chiamavano se stessi egiziani. Gli egiziani chiamavano se stessi uomini, perché erano coscienti, o meglio credevano, che il genere umano fosse costituito solo da loro. Un po' come gli Apache. Apache significa uomini. O gli Etruschi. Sono i Romani che li chiameranno Etruschi. Gli Etruschi chiamavano se stessi Rasenna, che in Etrusco significa uomini. Quindi, ad esempio, gli egiziani verranno chiamati egiziani dagli stranieri. I sumeri verranno chiamati sumeri dagli egiziani. E così via. Quindi, che cosa vuol dire? Che l'idea di mondo, ma anche l'idea di popolo, tende a specializzarsi man mano che aumenta la conoscenza di ciò che c'è intorno. È chiaro? Tutte le popolazioni più antiche che elaborano una loro idea di cosmo, una loro idea geografica, una loro idea di mondo, vivono all'inizio nella coscienza, ovviamente illusoria, di essere loro gli unici esponenti del genere umano. E quindi che il mondo coincida con la terra che loro abitano. Non si pongono il problema di un altro, di un qualcosa di lontano. Guardate che questa cosa, che noi oggi dobbiamo cominciare, laddove parliamo degli Egizi, dei Babilonesi, dei Caldei, dei Sumeri, eccetera, prosegue, o meglio, in qualche modo subisce una sorta di involuzione nel corso del Medioevo, come vedremo. I Romani avranno un concetto di geografia molto ampio. I Romani personalmente non sono mai arrivati in Cina, ma conoscevano la Cina. I Romani non arrivarono mai, almeno probabilmente, nel Corno d'Africa, ma conoscevano il Corno d'Africa. Cioè avevano comunque la percezione di un altro da sé. Alla fine del mondo romano, nel Medioevo, la situazione, il concetto di geografia riprecipita in quello che è invece l'aspetto ancestrale, potremmo dire, del mondo originario. Cioè, nel Medioevo la conoscenza geografica si contrae e quindi solo le riscoperte geografiche del 1400 e del 1500 riaprono in qualche modo il senso, il concetto di un mondo ampio, un mondo che soverchia i confini costituiti da una catena di montagne, dal mare e così via. Quindi l'evoluzione, o meglio, la diversa conoscenza della geografia comporta, con il passare dei secoli, un'idea sempre più specializzata, più ampia, più elaborata dell'idea stessa del mondo, del cosmo e così via. Vedremo poi come nel corso di questi nostri incontri
Tutto questo in qualche modo lo seguiremo. E cominciamo oggi a parlare appunto dell'idea un po' più antica, dell'idea originaria. Chiaramente laddove parliamo dei popoli così antichi è normale che il concetto di mondo, il concetto di... Io rifiuto l'idea. Purtroppo noi in Italia, nella lingua italiana, dobbiamo utilizzare la parola mondo. Ma la parola mondo è un'idea sbagliata. Noi forse dovremmo utilizzare maggiormente la parola pianeta, la parola terra, perché mundus è una parola latina che ha una duplice accezione. Non a caso anche in italiano mondo significa mondo, ma vuol dire anche puro, perché i latini concepiranno come mondo uno spazio che era stato purificato dalle ingerenze divine. Quindi mundus significa purificato, esorcizzato, ma anche luogo dove si abita. Però purtroppo è l'unico termine che in qualche modo noi oggi abbiamo per intendere la concezione geografica planetaria che esisteva anche presso i popoli antichi. Presso queste popolazioni così antiche, chiaramente io non posso prescindere da quello che è l'aspetto religioso, perché popoli che ritengono di essere loro gli unici esponenti del genere umano e che la loro terra sia l'unica parte conoscibile ed esistente, sono anche popoli che hanno un senso fortemente religioso del mondo che c'è intorno a loro. E quindi è chiaro che in questo nostro primo incontro dovrò in moltissimi casi non prescindere da episodi di carattere mitico, e quindi parlare anche di quelli che sono le vicende favolistiche, in qualche modo mitologiche, di queste popolazioni. Ad esempio, parlando per un attimo di quel popoli che noi definiamo i popoli della valle del Nilo, noi li chiamiamo egiziani. Gli egiziani, pensate che l'Egitto stesso non si chiamava Egitto. Noi purtroppo conosciamo l'Egitto prevalentemente, ancora oggi lo portiamo avanti secondo quelle che sono le notizie che ci ha trasmesso Erodoto. Erodoto è un greco del V secolo avanti Cristo che ci scrive questo grandissimo testo dedicato all'Egitto e ci falsa un po' tutti quanti i nomi. Lo stesso nome Egitto, cioè se io nell'antico Egitto andavo in Egitto e dicevo a qualcuno: ma io sono in Egitto? Nessuno capiva, perché la parola greca Aegyptos è una deformazione greca della parola Ekapta. Ekapta significa l'anima del dio Ptah. E l'anima del dio Ptah era, potremmo dire, una circumlocuzione, o perlomeno era una terminologia con cui si intendeva l'Egitto, ma solo a partire dal VI secolo avanti Cristo. È un po' come quando io per parlare dell'Italia dico il bel paese, d'accordo? Ed è come se tra 2000 anni la gente non sa più che questo luogo si chiama Italia e lo chiama bel paese. Ecco, per l'Egitto è un po' la stessa cosa. Bene, le popolazioni della valle del Nilo sono dei popoli che hanno evoluto una loro particolare visione. Loro innanzitutto, pensate, hanno un'idea talmente ristretta, almeno nella fase originaria, di quello che è il loro universo, che pensate, nella lingua egizia mancano totalmente alcuni termini che sembrerebbe assurdo per noi. Ad esempio, nella lingua egiziana antica non esiste la parola pioggia, perché nell'antico Egitto non pioveva, cioè non esisteva la pioggia. La pioggia in Egitto esiste, sapete, solamente negli ultimi 60 anni, quando la diga di Aswan ha creato il lago Nasser, avendo creato un enorme bacino d'acqua nel deserto, l'evaporazione dell'acqua è tale per cui in Egitto si comincia a piovere. E allora oggi esiste la parola araba in riferimento alla pioggia, ma nell'antica lingua egizia la parola pioggia non esiste. E quando gli egiziani cominceranno a andare, ma secoli dopo, fuori dalla loro terra e addirittura conquisteranno alcune zone dell'Asia Minore, alcune zone della Siria fino al fiume Oronte, vedendo che da lì la pioggia cadeva dal cielo, inventeranno
anche lì una circonlocuzione, diranno happy and pet. Happy and pet significa il Nilo nel cielo. E c'è, forse qualcuno di voi l'ha letto, un bellissimo inno, che è l'inno al sole del faraone Amenofi IV, Akhenaton, questo faraone eretico, no? Come si dice, del XV secolo, che lui esalta tutto ciò che esiste in natura e ringrazia questo dio Aton, che era la grande divinità solare, e dice: grazie Aton che a noi abitanti del paese delle due terre, cioè l'Egitto, ci hai dato il Nilo, e per gli stranieri hai messo un Nilo nel cielo perché potesse dissetarli. Quindi uno che non concepisce il concetto, un popolo che non concepisce la parola pioggia, vuol dire che per lui il suo universo è quello che è ristretto all'interno dei suoi confini. Diciamo che gli egiziani, perché stiamo parlando degli egiziani, è come se non avessero la percezione di qualcosa di diverso da loro per almeno i primi 2000 anni della sua storia. Il primo popolo non egizio con cui gli egizi avranno a che fare sono gli Hyksos, un popolo asiatico che proveniva in realtà semplicemente dalla parte al di là del Sinai, quindi non è che venisse chissà da dove, ma sono le prime persone diverse da loro che loro concepiscono. Noi in qualche modo oggi apparteniamo ad un mondo totalmente diverso, noi viviamo in un mondo cosmopolita, ma voi pensate a come era solo 30 anni fa o 40 anni fa, quando uno straniero, cioè una persona che fisicamente si capiva che non era italiana, destava addirittura curiosità in giro. Eppure parliamo di 30 anni fa. Pensate in un'epoca, nel quarto millennio avanti Cristo, in cui veramente tutte le persone che si incontravano erano razzialmente quasi delle isole antropologiche, delle isole razziali in cui tutto il mondo era stato diviso e ripartito. Ecco quindi che ogni popolo aveva una sua idea di mondo che corrispondeva al suo paese. Ed è questo che noi vedremo a partire proprio da questa sera. Cosa dicevano gli egizi? Gli egizi dicevano che il mondo aveva avuto origine dall'acqua. L'acqua è l'elemento, se voi pensate a Talete, quindi pensate ai primi filosofi greci, o ai primi concetti filosofici non solo greci, ma anche asiatici, cinesi, eccetera, c'è sempre il concetto che la vita in qualche modo provenga dall'acqua. E vedremo, soprattutto per il Nilo, per la presenza del Nilo, o per la presenza del Tigri e dell'Eufrate, questi popoli tenderanno a ritenere che in origine, all'origine di tutto, c'era l'acqua. È normale, perché l'acqua è l'unico elemento che sotto gli occhi di tutti apparentemente sembra generare vita compulsivamente. In realtà non è l'acqua che genera vita, l'acqua favorisce lo sviluppo di una vita che è al suo interno. Se è acqua distillata non genera nessuna vita, ma nel concetto antico loro vedevano che l'acqua in qualche modo generava. E allora, per questa ragione, che cosa diceva la mitologia egizia? Diceva che all'origine c'era un oceano primordiale che si chiamava Nun per gli egizi. Il Nun che cos'era? Era un mare senza limite, era acqua, quella che un po' i greci definiranno il caos. Però nel mondo greco il caos è qualcosa di diverso. Il caos è l'assenza e contemporaneamente la commistione o la coesistenza di tutto. Invece nel mondo egizio c'era il Nun, che era un mare perenne, un mare dove non c'era luce, un mare dove non c'era movimento, era qualcosa di totalmente stabile. Ora, nella stabilità non c'è il divenire, e dove non c'è il divenire non c'è la creazione. Ecco allora che era necessaria una sorta di Deus ex machina, un intervento divino che facesse iniziare il mondo. E allora che cosa dicono gli egizi? Che a un certo punto, in mezzo a questo Nun, si crea uno spazio asciutto.
Questo prosciutto veniva chiamato Ben Ben. In egizio Ben Ben significa semplicemente collina, anzi veramente significa punta. Su questa punta all'improvviso è comparso il sole, cioè è comparso Ra. Come è comparso Ra? Questo è un bel problema. Gli antichi egizi hanno diverse mitologie, potremmo dire diverse versioni dello stesso mito. Ogni città in qualche modo aveva elaborato una sua versione del mito. La teologia menfita parla di una papera, una gigantesca papera, che loro chiamavano la grande starnazzante. Questa papera, improvvisamente, che era stata condannata a volare perennemente, nel momento in cui in mezzo a questo nun si crea questa collinetta, ci si posa e posandosi depone un uovo. Questo uovo si apre e dentro c'è il sole. Un'altra mitologia, anzi un'altra teologia, quella di Abidos, che è un'altra città dell'Egitto, dice invece che su questa terra asciutta, su questa collinetta, a un certo punto è germogliato un fiore di loto. Il fiore di loto si è aperto e all'interno di questo fiore di loto c'era sempre, ancora una volta, il sole. Fatto sta, insomma, che la prima divinità, in qualche modo, che risulta essere uscita fuori dal Nun è proprio Ra, cioè il Dio Sole, che vede rappresentato in questa stele. Tuttavia, gli antichi egizi non avevano un'idea fissa, regolare di Ra. Non esisteva un sole. Noi del resto, se noi guardiamo il sole, ci rendiamo conto che la mattina ha un certo aspetto, durante il giorno ne ha un altro, la sera ne ha un altro ancora. E per questa ragione gli egizi ritenevano che il sole subisse anche lui una metamorfosi nel corso della giornata. E all'alba, quando il sole rappresenta al massimo, veramente sta sorgendo, loro lo chiamavano Rahorakhte, che significa Ra dell'orizzonte. Quando invece il sole era allo zenith, nel momento più caldo, quasi impossibile da vedere, lo chiamavano Ra Hatum. Quando invece il sole stava tramontando, si stava prestando a dormire, veniva chiamato Ra Khaper. Quindi il sole stesso era stato colui che in qualche modo aveva dato avvio al tutto. Però il sole da solo non poteva esistere. Il sole è sempre rappresentato così. È rappresentato con il corpo, con la testa di falco, e con il disco solare sulla testa. Quando non hai il disco solare sulla testa, non è il Dio Sole, è il Dio Horus. Anche Horus ha la testa di falco. Horus è il Dio della luce, ma non è il Sole. È un po' lo stesso discorso che nella mitologia greca c'è tra Apollo ed Helios. Apollo è il dio del sole, ma non è il sole è Helios, d'accordo? Quando voi vedete il dio seduto così, con la testa di falco e il disco solare sulla testa, quello è Ra. Ora, Ra si ritrova da solo su questa famosa collinetta Ben Ben. Il Ben Ben, che è questa punta, in mezzo al Nun, è il luogo deputato al sole. E per questa ragione negli obelischi, tutti gli obelischi che si vedono sono dei monumenti dedicati al sole, la punta dell'obelisco si chiamava sempre Ben Ben ed era sempre di colore dorato, perché era come se fosse il luogo dove il sole si andava a sedere durante il mezzogiorno, d'accordo? Quindi era di colore dorato proprio per far risplendere il sole. A un certo punto però il dio Ra si annoia, dice la mitologia. E allora che cosa fa? Decide di creare altro da sé. Intorno a sé ha solo due cose. Ha il Nun, cioè quest'acqua primordiale, ed ha questa collinetta, il Ben Ben, sotto di sé. E allora l'unica cosa con cui il Dio può creare con queste due cose che ha. E decide allora di creare delle fasi intermedie, cioè il secco e l'umido. Il secco è un dio che si chiama Shu, l'umido è una dea che si chiama Tefnut. Come li crea?
Altro problema. Secondo una versione del mito, secondo la versione menfita, lui li crea masturbandosi, pensate, è da solo, come fa altrimenti? Si annoia lì, si masturba e masturbandosi mette il secco, Shu, secco perché Shu era magro, secco perché è l'assenza di umidità, e Tefnut che è invece l'umido. Shu e Tefnut, i figli diretti di Ra, immediatamente hanno bisogno uno dell'altro perché uno è secco, l'altro è umida. E loro che cosa fanno? Subito anche loro si uniscono, copulano e partoriscono due figli. Una figlia che si chiama Nut e che è la dea del cielo e un figlio che si chiama Geb e che è il dio della terra. Per cui secondo il mito che cosa succede? Immediatamente Geb, dio della terra, si sdraia e Nut, dea del cielo, si pone sopra di lui. I due fratelli appena si incontrano, appena partoriti dalla loro madre Tefnut, si piacciono talmente tanto che improvvisamente si accoppiano, subito, anche loro, appena nati. E il problema è che questa unione sessuale tra di loro è da loro considerata talmente bella e passionale che non lasciano spazio a niente. Cioè, si appiccicano lui la terra e lei il cielo sopra di loro. Lei rimane costantemente e continuamente incinta, ma non può partorire. Non può partorire perché dentro di lei c'è costantemente suo marito Geb. Per cui Nut, cioè la dea del cielo, diventa sempre più gravida, quasi al punto di esplodere, ma non può partorire. Il dio Ra allora si rende conto che con la terra e il cielo appiccicati non c'è posto per nulla. Allora chiama il loro padre, il dio Shu, e gli dice: fa qualcosa, mettiti in mezzo. Il dio Shu allora che cosa fa? Arriva a calpestare sotto i suoi piedi suo figlio Geb e a tenere sospesa sulla testa sua figlia Nut. Il dio Shu diventa quindi il dio dell'aria, cioè dello spazio intermedio tra la terra e il cielo. In questa, diciamo, trascrizione di papiro, noi vediamo, si vede il dio Geb, cioè il dio terra sotto, scusate qui, il dio terra sotto, la dea Nut messa sopra, vedete che la dea Nut ha un corpo stellato, e in mezzo c'è quello che vedete, è Ra quello che vedete rappresentato in mezzo, che è asperso della chiave di vita, questa sorta di anelli, di cose che ha appese, queste sono appunto le chiavi della vita. Il dio Ra poi manda invece suo figlio, Shu, cioè il loro padre, e questa scena che vedete qui rappresenta di nuovo Nut sopra, così, Geb sotto e il dio Shu, cioè il dio dell'aria, in mezzo, che li tiene sollevati. Solo la mattina e solo la sera il dio Shu non può rimanere per l'eternità a tenere la figlia sulla testa, deve farsi sostituire da sua moglie, cioè da Tefnut, la dea dell'umidità. E allora in quell'istante in cui Shu si toglie, per un attimo Nut si attacca a Geb. Quindi la loro unione sessuale si ripete costantemente tutte le mattine e tutte le sere, d'accordo? Mentre marito e moglie, cioè il loro padre e la loro madre, si danno il cambio l'uno con l'altro. E questa appunto è l'idea che loro avevano del concetto di cielo secondo la teologia menfita antica. Anche qui, vedete? Qui si vede Geb, riportato in basso, e Nut messa in piedi sopra di lui. Nut è la dea appunto della volta celeste, sia che sia la volta notturna, sia che sia la volta diurna. Geb quindi è quello su cui costantemente si cammina. Nut è ciò che costantemente si trova sopra di noi. E loro, gli egizi, ritenevano che negli angoli dell'universo, per come era concepito da loro, si dovessero necessariamente vedere
i quattro elementi, i quattro piedi dritti che reggevano il cielo sulla terra, cioè le due gambe di Nut e le due braccia di Nut che stavano appoggiate da qualche parte. Per cui loro ritenevano che proprio gli arti su cui Nut si teneva sopra costituissero le direzioni geografiche. D'accordo? Questo era il concetto nel mondo egizio antico. Ovviamente, in tutto questo, intanto, il dio Ra che cosa faceva? Qual era il posto di Ra? Ra, ovviamente, che era il loro nonno, era però il dio creatore. Era l'unico dio che era costantemente attivo, perché era il sole. E questo sole doveva fare un suo cammino e doveva camminare nello spazio che era creato, anche lui, da Nut e da Geb. E allora che cosa ritenevano? Ritenevano che in realtà durante il giorno il dio Ra, come vedete in questa immagine, era portato su di una barca. Durante il giorno il dio attraversava sulla barca lo spazio compreso tra il corpo di Geb e il corpo di Nut. La sera il dio veniva ingoiato da Nut. Durante la notte il dio passava all'interno del corpo di Nut e la mattina veniva nuovamente partorito da Nut. Quindi nella concezione geografica, o meglio astronomica egizia, il sole ogni sera, quando tramontava, entrava nella bocca della dea del cielo, percorreva il corpo della dea del cielo, quindi durante la notte passava dentro di lei, la mattina usciva dalla vagina della dea del cielo e quindi lei aveva la vagina ad oriente, è chiaro? E la bocca invece ad occidente. Quindi durante la notte il sole non faceva altro che comprimere a ritroso lo spazio che durante il giorno aveva compiuto nello spazio intermedio tra Geb e Nut stesso. Ecco, questo è un altro, i papiri, ho portato le parti trascritte perché altrimenti a volte risulta difficile visibilità. Anche qui vedete, si vede Geb sotto, il dio Shu in mezzo e la dea Nut riportata sopra. Ecco, questo è un particolare dell'affresco del soffitto della tomba del faraone Ramses VI. Siamo nella Valle dei Re, siamo nel XII secolo avanti Cristo e si vede un particolare di questa stessa scena. Si vede, guardate, qui c'è il corpo. Ecco, aspettate. Questo è il particolare con le braccia di Nut ed è il momento in cui Nut sta ingoiando il sole. Questo è il corso diurno del sole, lei lo ingoia, durante la notte il sole torna indietro ed è poi partorito dalla dea stessa. Il soffitto è molto rovinato perché questa tomba non è stata mai, o meglio, è stata da sempre aperta al pubblico e quindi nel corso del Medioevo i beduini ci accendevano dentro i fuochi, pertanto il soffitto è molto rovinato, molto, molto annerito. Se noi vogliamo vedere, questo è un po' un acquerello che rappresenta il soggetto di prima ed è appunto, come vi ho detto, il particolare della dea Nut. I quattro arti della dea rappresentano gli angoli del mondo e si vede la dea che durante il giorno, vedete, il sole passa sulle barche, queste barche che vedete qui in mezzo, no? Queste qui, passa sulle barche, è ingoiato dalla dea, durante la notte il sole passa attraverso le stelle nel suo corpo e poi viene partorito da lei. E quando viene partorito, eccolo qui, è partorito nella forma di Ra Horakhte, cioè Ra dell'orizzonte, per cui vedete ha le ali perché ovviamente sorge, si innalza e poi sale sulla barca di qua e con la barca va il senso che va appunto da oriente a occidente. Questa era l'idea astronomica più antica. Curioso il fatto che l'astronomia in qualche modo moderna nasce in Egitto, ma non nasce in Egitto in questa fase qui, nasce in Egitto nella fase ellenistica. Noi la prossima volta, quando parleremo di Aristarco, quando parleremo di Ermodoro, quando parleremo di Sosigere di Alessandria, vedremo che
quelli sono dei grandi matematici e astronomi alessandrini, distanti anni luce da questo mondo, è chiaro? Sono sempre egizi, ma sono di 3000 anni dopo, è chiaro? Quindi in questo caso noi stiamo parlando di una fase molto molto antica. Comunque, questo era nella loro idea il concetto ovviamente dell'evoluzione astronomica, la distanza tra il cielo e la terra. Ma ciò che noi riguarda in modo particolare questo nostro incontro è la terra, cioè l'Egitto. Ciò che cioè è il dio Geb. Il dio Geb che rappresenta in qualche modo la terra su cui noi camminiamo e su cui gli egizi credevano appunto di poter delimitare e riconoscere tutto il mondo. E come credevano allora che era il loro mondo, come era la loro terra? Loro avevano un'idea particolare. Loro dicevano innanzitutto che il Nun, in origine, era questo grande spazio di acqua, rotondo. L'idea della circolarità della terra c'è sempre stata. Nessun popolo ha mai concepito una terra quadrata, piatta magari, ma sempre rotonda. Perché? Per due ordini di ragioni. Primo, perché la forma circolare è la forma più immediatamente percepibile laddove rappresenta la rotazione di 360 gradi dello spazio visivo. Secondo, perché la circolarità presuppone una equidistanza di un punto focale centrale che viene ritenuto l'avvio della creazione in un pensiero divino a priori. Quindi non esiste nessuna mitologia in nessuna parte del mondo cosmogonica o teogonica che concepisca un mondo quadrato. È sempre rotondo, come ripeto, magari piatto, però rotondo. Il Nun è concepito così, come un disco d'acqua, acqua priva di vita, acqua ferma, perché ovviamente altrimenti il movimento presuppone già in sé un senso di creazione, un senso di superamento spaziale. All'interno poi di questo Nun, a un certo punto esce fuori il Ben Ben, eccolo qua. E il Ben Ben che cos'è? È una collina. Io qui per praticità ho immaginato che il Ben Ben occupi uno spazio molto grande, ma chiaramente loro ritenevano che il Nun era enormemente superiore. Però poiché il Nun è come dire che il Nun tende ad infinito, è chiaro? Però in questo caso, quando ho fatto questa animazione, l'ho fatta in modo tale di renderla più visibile per voi. Quindi ho fatto un Ben Ben molto grande. D'accordo? Ovviamente il Ben Ben ad un certo punto chi è? È Geb, cioè è il dio della terra che rappresenta la terra sdraiata, e quindi da qualche parte nel Nun appoggiano i piedi e le braccia di Nut, cioè della sua sorella e moglie che gli sta sdraiata sopra. D'accordo? Una. Il dio Geb ovviamente da qualche parte ha la testa, ha la testa e ha le gambe. Bene, gli egizi avevano un'idea molto particolare dell'unione sessuale tra Nut e Geb, perché i due sposi non erano sovrapposti uno all'altro, erano perpendicolari, cioè si toccavano per i genitali, ma mentre Nut aveva la vagina ad oriente e la testa ad occidente, Geb aveva la testa a sud e i piedi a nord. Quindi erano messi a croce i due, è chiaro? Pertanto nel concetto antico esistevano delle catene di montagne che indicavano a sud, in quella zona che gli egizi chiamavano l'Alto Egitto, cioè l'Egitto meridionale, perché ci sono le montagne, lì da qualche parte c'era la testa di Geb, qui sotto o giù, e poi quassù c'erano i piedi di Geb. I piedi andavano praticamente a finire all'estremo nord, fino ad immergersi nell'acqua del Nun. Il Nun per loro nella concezione era il mare, quel mare che vedevano da lontano.
Considerate una cosa, questa non è una cosa solo egizia, questa è una cosa che è arrivata come concetto filosofico ancora nel 1600 e nel 1700, cioè l'idea che le acque del mondo fossero tutte un'unica acqua, cioè ancora nel 1600 si credeva che tutti i fiumi che esistevano nel mondo in realtà altro non erano che diverse sorgenti di un'unica grande quantità d'acqua che si trovava nelle profondità della terra e che tutti i fiumi poi tornando al mare facevano questo ciclo continuo. Quindi i diversi modi come noi chiamiamo i diversi mari o i diversi fiumi o i diversi laghi erano solo un'idea geografica, ma l'acqua era tutta una. È la ragione per cui ancora nella fontana del Bernini di Piazza Navona voi avete i quattro fiumi che poi danno tutti quanti in un'unica vasca, perché quei quattro fiumi rappresentano in realtà le quattro parti del mondo, le quattro direzioni, le quattro popolazioni, le quattro etnie conosciute all'epoca. Quindi in questo senso il Nun per loro era, per gli egiziani, era il Mediterraneo, ma era anche il Mar Rosso, d'accordo? In qualche modo erano tutte quelle parti di acqua che loro sapevano delimitavano la parte intorno del pianeta. Quando noi, non solo la prossima volta, ma le prossime volte ancora parleremo del Medioevo, anche lì vedrete che c'era questa idea di questo grande mare, oceano, che in qualche modo si riteneva delimitasse tutte le terre emerse. E stessa cosa loro ritenevano appunto per il Nun rispetto appunto alla parte emersa, cioè al Ben Ben. A un certo punto sopra, qual è la particolarità? Che questo è un mondo morto, perché terra e Nun. Il Nun non è popolato, il Nun è acqua ferma. E questa terra è terra sterile, è quella che gli egizi chiamavano la terra rossa. Ed è allora che gli dèi avevano deciso di fare un regalo alla terra, regalargli un fiume. Eccolo qua. Questo fiume era Hapi. Hapi. Hapi è il fiume che noi chiamiamo Nilo. E il Nilo, grazie a quello che è lo sperma che contiene al suo interno, vedremo poi perché, creava nella terra rossa, cioè nella terra sterile, uno spazio di terra nera, cioè fertile, che loro chiamavano Kemt, cioè l'Egitto. Ecco, il nome con cui gli egiziani chiamavano il loro paese era Kemt, o Kemet, se preferite, cioè terra nera. Non esiste la parola Egitto nell'antico Egitto. Loro parlavano di terra nera, intendendo proprio lo spazio reso fertile dal fiume Hapi, cioè da quello che noi chiamiamo Nilo, perché anche il nome Nilos è un nome greco, gli egizi lo chiamavano Hapi, appunto. Tra l'altro loro ritenevano che l'Egitto fosse fertile, cioè che la terra fosse nera, perché? Perché un'altra divinità, di cui però non voglio approfondire troppo, cioè il dio Osiride, era stato evirato da suo fratello Set, e sono loro, sono dei di un'altra generazione, sono i figli di Nut e Geb, e il sesso di Osiride era stato scagliato nell'acqua del fiume, il fiume era diventato fertile e per questo la terra era diventata nera. Pertanto gli egizi ritenevano che appunto il loro mondo fosse fatto così: un grande mare intorno, il Nun, uno spazio emerso, il Ben Ben, delimitato da catene di monti che chiudevano lo spazio intorno, e poi attraversato nel mezzo da un fiume, Hapi, che rendeva nera, cioè Kemet, la terra intorno. Questo era il mondo degli egizi. Loro non avranno altre idee del mondo. Loro definiranno la parte a sud, la definiranno la terra delle montagne, o meglio ancora, la terra dell'ape, e la parte a nord, la terra
della valle, o la terra della foce, o la terra del giunco. Pensate, i re dell'Egitto, come gli egiziani non si chiamavano egiziani e l'Egitto non si chiamava Egitto, sono tutti gli altri che li chiameranno così, anche lì i re dell'Egitto non si chiamavano faraone, si chiamavano quello dell'ape, quello del giunco. Si diceva sutembiti. Sutembiti vuol dire quello del giunco e dell'ape, oppure quello delle due terre. Perché? Perché non c'è il concetto di popoli diversi, è chiaro? Non c'è questa idea di popolazioni diverse da loro. Esiste questo discorso per gli egizi, ma esisterà anche per gli altri, appunto. Ovviamente l'universo, il mondo e gli egizi era così e resterà così fino a quando? Fino alla fine del secondo millennio avanti Cristo, quando gli egiziani, loro malgrado, avranno gente che loro non credevano neanche esistesse, che viveva al di là di quelle montagne. È chiaro? Solo la percezione che esiste qualcuno al di là di quei monti mi fa capire che evidentemente il mondo non finisce qui, cioè qualche altra cosa. Ma per i primi 2000 anni della loro storia, il mondo degli egizi sarà fatto in questo modo. Ovviamente noi a questo dobbiamo sovrapporre, che cosa? L'immagine della dea Nut. Così. La quale dea Nut, che cosa fa? Ecco lei che è disposta trasversalmente rispetto al corso del sole. La mattina il sole, cioè Ra, è partorito, attraversa durante il giorno il cielo e la sera è ingoiato. Pertanto gli egizi questi diranno che il fiume Hapi divideva nettamente tutto il mondo in due parti, una parte ad oriente e una parte ad occidente. La parte ad oriente, quella legata a dove il sole sorge, la terra della vita, dove si va ad abitare. La parte ad occidente, quella legata a cui il sole tramonta, la parte della morte, cioè quella dove si va ad essere sepolti. Molti di voi forse sono stati in Egitto, se fate un attimino mente locale, ogni volta che siete andati a visitare tombe, le piramidi, la Valle dei Re, il Tempio di Hatshepsut, Abu Simbel, tutto sulla riva sinistra del fiume. Quando invece ci sono i templi, Luxor, Karnak, Komombo, Dendera, Abydos, tutto sulla riva destra. Cioè, l'universo dal fiume era diviso in due parti. La parte da cui il sole sorge era la parte dei vivi, dei templi, delle case. La parte dove il sole tramontava era la parte funeraria. E si chiamava Amenti. Eccolo lì, Ament. E nella mente c'era il cosiddetto Duat, cioè l'aldilà. Un aldilà che era tanto sulla terra quanto sotterraneo, quanto anche lui in qualche modo celeste. Cioè c'era un triplice aldilà, perché nel mondo egizio c'era una triplicità dell'anima. Il corpo esisteva in quanto Ka, cioè in quanto essere fisico, esisteva in quanto Ba, cioè in quanto anima volatile, ma esisteva anche in quanto Osiride, cioè in quanto essenza divina. E ognuna di queste parti viveva in una parte diversa, ma tutte e tre nella parte destra, cioè nella parte, scusate, della riva sinistra del fiume. Per cui qui c'era il tribunale di Osiride, dove vedete appunto la scritta Amenti, cioè l'aldilà. C'era appunto il tribunale. E ovviamente quindi che cosa significa? Che i terreni coltivabili costavano pochissimo sulla riva sinistra del fiume, così come i terreni edificabili, nessuno ci abitava, tutti quanti erano nella parte destra. Ed era tra l'altro la differenza che c'è ancora oggi tra il deserto libico e il deserto arabico in Egitto. Sono due deserti diversi, anche geologicamente parlando. Considerato tuttavia che nell'universo, nella concezione geografica del mondo egizio, questo era quello che loro ritenevano. E il sole
era colui che in qualche modo con la sua barca, con il suo corso, indicava queste diverse direzioni e apriva lo spazio a quello che era anche il percorso che le anime dovevano fare nell'aldilà. Perché l'anima, poiché l'essere umano doveva passare dalla fase viva alla fase nel mondo dei morti, l'essere umano doveva in qualche modo passare dalla riva destra alla riva sinistra del fiume. Questa cosa in che modo avveniva? Avveniva in modo pratico, nel senso che evidentemente lavorava e abitava sulla sinistra, quando veniva sepolto a destra. Per cui, ad esempio, anche le piramidi o anche la gente normale aveva il funerale che doveva comportare un attraversamento del fiume, perché l'attraversamento del fiume era un attraversamento di stato. Apro una piccola parentesi. Oggi per noi il fiume è un illustre sconosciuto. Parlo di qualunque fiume. È un qualche cosa che fa parte del paesaggio e che non ha implicazioni particolarissime per noi. Ma per tutti i popoli antichi, sottolineo, tutti i popoli antichi, il fiume, come la montagna, è una barriera posta appositamente dagli dèi. Cioè, se gli dèi qui in mezzo hanno messo un fiume, è perché evidentemente nella volontà divina c'è che questa riva del fiume e quell'altra riva del fiume non debbano incontrarsi mai. Pertanto, qualunque attraversamento di un fiume, ancora di più la costruzione di un varco attraverso un fiume, con un ponte ad esempio, non è una cosa che deve essere fatta con leggerezza, perché deve richiedere un esorcismo, cioè il superamento di uno sbarramento creato dagli dèi. Ecco la ragione per cui gli antichi romani, ad esempio, creeranno un apposito collegio sacerdotale, i pontefici, preposti proprio al superamento dello sbarramento di un fiume. Ed ecco perché il pontefice era il supremo esorcista, perché il fiume è una barriera posta tra due mondi. Lo era nel mondo egizio, ma lo sarà per tutto il mondo antico. È chiaro? Questo è un discorso molto importante. Quindi vedete, qui si vede la barca del dio Ra. In questo caso il dio Ra, vedete, ha la testa da demiurgo, rappresenta il dio Khnum, cioè ha una testa da ariete, perché ormai c'è stato un sincretismo tra Amon e Ra. Questo è un bassorilievo del nuovo regno, quindi le divinità si evolvono. L'Egitto, c'è una storia di almeno l'Egitto antico di quasi 4.000 anni, quindi anche gli dèi subiscono dei sincretismi e degli adattamenti. E il percorso che Ra faceva nel cielo durante il giorno e nella pancia di Nut durante la notte, anche lui andava da oriente a occidente. Quindi il percorso che fa il sole era un pochino l'esempio, era l'archetipo, era, che vedevo dire, il modello della trasmigrazione che l'anima avrebbe dovuto fare al momento della morte. E quindi il famoso libro del Restau, quello che noi chiamiamo libro dei morti, ma si chiama libro del Restau, cioè il libro per uscire alla luce del giorno, altro non era che una sorta di trasmigrazione che l'anima faceva attraverso il percorso compiuto dal sole, prima durante il suo funerale, andando da oriente a occidente, poi entrando nella bocca della dea, tornando indietro in attesa di una rinascita, cioè appunto un essere restituiti alla luce del giorno. Questo che vedete qui è parte di un affresco della tomba di Tutmosi III nella Valle dei Re e rappresenta appunto varie fasi del libro dei morti. Ecco, questa è un'altra immagine, sempre dove il dio Amon Ra, cioè Ra come Amon, con la testa di ariete, è appunto sulla sua barca nel corso del percorso giornaliero. Poi, altro problema, noi parliamo di antico Egitto, ma l'Egitto era molto grande, per cui ogni diversa zona dell'Egitto aveva una sua mitologia,
In alcuni casi, ad esempio, gli dèi avevano una foggia, in altri paesi, sempre dell'Egitto, un'altra ancora, oppure variano i miti, ad esempio. Noi oggi genericamente parliamo mitologia egizia, ma in realtà ogni nomos, cioè ogni quartiere, ogni regione dell'Egitto, aveva una sua versione mitica, se vogliamo. Oh, questo è invece un documento eccezionale, è una carta geografica vera egizia, su papiro, si trova a Torino, conservata appunto al Museo Egizio di Torino, però è una carta molto più ristretta, riguarda le miniere d'oro della Nubia. Ci sono, vedete, le strade, le montagne indicate, perché secondo loro la Nubia era la testa del dio Geb, cioè dove il dio Geb sdraiato aveva la testa, e il luogo da cui partiva il Nilo. Sapete, loro hanno sempre avuto il problema di da dove partiva il Nilo, perché il Nilo, noi oggi sappiamo che parte dal lago Vittoria in realtà, ma in loro avevano la percezione che il Nilo uscisse fuori da sottoterra, dove sono le cosiddette cataratte. Le cataratte sono delle parti dove il Nilo diventa parzialmente sotterraneo e assume carattere torrentizio. Oltretutto sono instabili. Oggi in Egitto c'è solamente una cataratta, perché tutte le altre cataratte capitano in territorio sudanese. Loro avevano l'idea che secondo loro il fiume veniva quasi vomitato dalla terra, in corrispondenza di dove, da qualche parte, doveva essere appunto la testa del dio Geb. Questa carta che vedete qui appunto è una carta geografica del territorio nubiano messa sul papiro, ma è di un'epoca in cui ormai comincia ad esserci una concezione geografica diversa. Ovviamente però, come vi ho detto, più tempo passa, più gli egizi ebbero la percezione che c'era qualcosa di diverso da loro, e cominciarono a fare dei viaggi. Il primo viaggio serio, di cui abbiamo notizia, venne fatto nel 15 secolo avanti Cristo, all'epoca della regina Maakara, che noi chiamiamo Hatshepsut, la quale fece fare una spedizione nel suo tempio a Der El Bari. È raccontato una spedizione che le fa fare nella terra di Punt. Quale sia la terra di Punt è ancora dibattuto. Molti ritengono che la terra di Punt sia lo stretto di Aden. Qualcuno dice che è il Corno d'Africa, qualcun altro invece dice che è lo Yemen. È comunque qualche parte che vedete qui, vicino allo stretto di Aden. Lei fa fare questa spedizione per andare ad aprire una rotta commerciale per il trasferimento, il trasporto in Egitto dell'incenso, che era un materiale importantissimo per le celebrazioni sacre, per i riti. Considerate che è per noi molto importante la spedizione di Punt, perché nelle informazioni che abbiamo noi è il primo viaggio fatto fuori dall'Egitto. Cioè la prima volta in cui gli egiziani, siamo nel 15 secolo avanti Cristo, si rendono conto che il mondo non finisce lì dove credevano. E con una serie di barche, di navi, ridiscendendo, anzi costeggiando il Nun, che in quel caso era il Mar Rosso, arrivano appunto a toccare questa località, Punt. E noi abbiamo il racconto della spedizione di Punt, in caratteri quasi omerici, una cosa tipo l'Odissea, dove addirittura si incontrarono, e questo è un disegno preso dai bassorilievi del tempio di Der El Bari, dove si vedono le navi egizie. Gli egiziani avevano navi fatte di papiro che erano adatte alla navigazione fluviale lungo il fiume, non erano navi in grado di attraversare il mare, chiaro? Quindi anche spostarsi di 200 km nel Mar Rosso era qualcosa di inimmaginabile per l'epoca. Loro fanno questa spedizione e arrivano ad incontrare il re e la regina di Punt, che sono famosissimi, non ne conosciamo neanche il nome, diciamo, allora perché famosissimi? Perché nei bassorilievi vengono indicati mostruosi,
In realtà la regina di Punt soffriva evidentemente di elefantiasi, per cui vedete è rappresentata obesa, così. Solo che nell'iscrizione riportata vicino, loro non hanno la percezione che questa poveretta aveva una malattia linfatica. Cioè per loro quello diventa l'archetipo della popolazione femminile delle donne di Punt. Cioè va ad alimentare il concetto che le persone che non appartengono al nostro mondo sono mostruose, cioè sono persone che evidentemente hanno delle deformità razziali, che appartengono a specie umane diverse. Per cui questo bassorilievo rappresenta appunto il re e la regina di Punt, dove la regina, vedete, è elefantiaca. E per questa ragione pensate che nella letteratura egizia successiva gli abitanti, anzi le donne della regione di Punt vengono indicate come donne enormi, solo perché l'unico approccio che c'è stato con questa regina qui. Vedremo come questa cosa noi ci accompagnerà fino al Medioevo, quando si continua a ritenere, no, che lontano dalle terre conosciute c'erano gente con un piede solo, con la faccia sul petto, o gente i monocoli o i blemmi e così via. Questa idea appunto dell'altro, che è necessariamente un mostro, cioè è una persona diversa, perché è come se fosse sui margini del mondo. Ricordate sempre questo concetto del mondo rotondo, che è creato dal centro e dal centro si irradia, per cui necessariamente la parte più importante deve essere nel centro. Quando noi vedremo in tutti i mappamondi medievali, ad esempio, nel centro c'è sempre Gerusalemme. Perché? Perché se Cristo si è manifestato in Giudea, evidentemente si è manifestato in un posto che doveva essere equidistante da tutto il resto del mondo, perché altrimenti che colpa avrebbero fatto gli americani a far sì che Cristo sia incarnato da tutt'altra parte? Per cui nel centro c'era Gerusalemme. E poi più ci si allontanava da Gerusalemme, più la gente evidentemente era lontana non solo dall'incarnazione di Cristo, ma dall'idea stessa della creazione del mondo fatta in origine da Dio. Pertanto, più ci si allontanava, più Dio aveva fatto le cose un po' così, a tirar via. Per cui più ci si allontanava, più si diventava brutti e mostruosi. D'accordo? Questo concetto che esiste nel Medioevo e che vedremo e genererà delle cose terribili è già presente nell'antichità, perché fa parte proprio del funzionamento della mentalità umana, in questo senso. C'è poi un altro famoso viaggio, fatto molto tempo dopo, fatto nell'undicesimo secolo avanti Cristo, il cosiddetto viaggio di Wenamon. Il viaggio di Wenamon è un periodo di crisi per la storia dell'Egitto. In Egitto non c'è più legname, ormai c'è una concezione geografica completamente diversa. Io infatti l'ho messo qui solo per completare questo discorso sull'Egitto, ma in realtà siamo nell'undicesimo secolo, gli egizi già sanno che esiste un altro mondo, quindi in qualche modo di questa cosa io avrei dovuto parlarvene la prossima volta. Però considerate che questo viaggio di Wenamon è un viaggio per mare che viene fatto nel tentativo di acquisire cedro dal Libano. Per cui c'è questo mercante, Wenamon, che in realtà è un sacerdote, che parte da Aswan, quindi parte dall'Alto Egitto, ridiscende il Nilo e poi navigando lungo la costa fenicia arriva a Biblo. E fa un viaggio allucinante, cioè se voi leggete il viaggio di Wenamon, altro che Odissea, cioè una cosa incontra di tutto. E poi quando arriva a Biblo, oltretutto, non ottiene neanche quello che aveva voluto, perché ormai l'Egitto è in crisi, il re di Biblo non riconosce più la sovranità del re d'Egitto, quindi non gli dà neanche il legno per tornarsene a casa, con cui fare la barca del sole. Però è di un'epoca in cui ormai esiste una concezione comunque diversa. Noi dobbiamo rimanere legati a quell'idea invece arcaica che abbiamo visto prima, e dobbiamo vedere come questa idea in qualche modo esiste più o meno anche non solo per gli egizi sono l'archetipo di questo modello. Ma se noi parliamo di un'altra popolazione, per esempio parliamo dei
i Caldei, i Sumeri, vediamo che la cosa è esattamente uguale. Sumeri, loro non si chiamavano mica Sumeri. Il nome Sumeri gli verrà dato dagli ebrei. Gli ebrei li chiameranno Sumeri. Loro si chiamavano in realtà En-Gur-En-Shi, che significa la gente dei paesi civilizzati. En-Gur-En-Shi. En-Gur-En-Shi era il termine originario sumero. Sumeri significa i fangosi, perché in ebraico antico shumar vuol dire fango. Quindi i sumeri sono quelli che vivono nel fango, d'accordo? Intendendo ovviamente la zona dei fiumi Tigri ed Eufrate. Questa è una carta ovviamente moderna che rappresenta il luogo della collocazione di Sumer. Premetto che oggi il territorio di Sumer è molto più grande di quello antico, perché nell'antichità i due fiumi Tigri ed Eufrate andavano a finire nel Golfo Persico separatamente. Oggi invece, dopo migliaia di anni, hanno accumulato tanto di quei detriti e di quel fango da congiungersi e da proseguire dentro il Golfo Persico per altri 15 chilometri, creando il cosiddetto Shat el Arab. Quindi oggi il Tigri e l'Eufrate finiscono nel Golfo Persico con un unico ramo. E quindi oggi il territorio che all'epoca era Sumer, cioè che era una palude, oggi è deserto, perché sta a 15 chilometri dal mare. È chiaro? Cioè, in altri termini, la linea di costa antica è questa che vedete qui. Questa. La linea di costa qui, moderna, è qua giù. È chiaro? È chiaro? Quindi ecco perché anche l'ambientazione è diversa. Però, anche qui, per queste popolazioni, il loro mondo era quello. Era solo la parte che vedete qui. E anche qui abbiamo, anzi qui siamo ancora più fortunati, perché queste popolazioni, proprio perché vivevano in mezzo al fango, un fango instabile, perché il Nilo, bene o male, esondava, rientrava, ma aveva sempre lo stesso letto. Nel loro caso no. Nel territorio di Sumer, il Tigre e l'Eufrate cambiavano spesso il letto, e quindi l'esigenza di definire i terreni, di definire gli spazi privati o le aree abitate era maggiore. Per cui, curiosamente, nel mondo sumero, in qualche modo la geografia o la geometria, in senso etimologico del termine, si svilupparono prima che in Egitto. Tanto noi troviamo delle carte geografiche, guardate. Questa è la cosiddetta tavoletta di Nippur, è la più antica cartina geografica esistente, però è una cartina geografica di un posto che non sappiamo, cioè non indica il mondo, indica uno spazio ristretto, si vedono dei canali, l'indicazione di alcuni villaggi, così, no scusate, torno indietro, l'indicazione di alcuni villaggi, così, delle case, dei templi, indicati. E questa è una cartina che si data, viene datata intorno al secondo millennio avanti Cristo. È molto importante, scritta in cuneiforme. Attualmente si trova, pensate, a Pechino, in una collezione privata di Pechino. Anzi, veramente oggi sta in un museo universitario di Pechino. Infatti è chiamata proprio la tavoletta di Pechino, questa. Questa invece, vedete qui, è la cosiddetta, è una tavoletta molto importante, questa si trova al museo di Baghdad, questa non se la so fregata, sta ancora lì, ed è una tavoletta importantissima perché rappresenta un'idea del mondo che loro hanno. Ora vi faccio vedere il disegno, è una tavoletta che si riferisce al siamo addirittura nel terzo millennio avanti Cristo, ha delle parti scritte, mi rendo conto che non è che si capisca molto così, ma se vado avanti vediamo il disegno. Eccola qui. Sono rappresentate, guardate, due catene di montagne che delimitano il mondo. Come per gli egiziani erano stati i monti del sud e i monti a est. Qui abbiamo
Una catena di montagne qui e un'altra catena di montagne di qua. Questi qui sarebbero quelli che sono i monti Zagros, cioè i monti che oggi separano l'Iraq dall'Iran. Mentre quest'altra catena di monti, quest'altra catena di monti che vedete qui, sono i monti che separano il territorio iracheno dal territorio che va verso, diciamo, da una parte la Giordania e dall'altra parte l'Egitto. È chiaro? E quindi sono i monti che delimitano il mondo, cioè per gli egiziani il mondo, abbiamo visto, era delimitato da una parte di mare e da una parte di deserto e di montagna. Per le popolazioni della Mesopotamia invece era il loro mondo, era questo spazio qui in mezzo, delimitato da monti da una parte e dall'altra e da due mari che sono in realtà un unico mare, perché anche loro avevano l'idea che in origine ci fosse un grande oceano da cui era emersa la terra. E loro però chiamavano, uno lo chiamavano il mare superiore, che era questo, e il mare superiore è il Mediterraneo. L'altro, il mare inferiore, che è questo, che è invece il Golfo Persico. Questa era la loro idea. Ma addirittura questo loro concetto, che qui sembra un pochino essere espresso un po' in modo un po' nebuloso, lo hanno ben evidenziato in un'altra tavoletta che oggi viene considerata la più antica carta geografica del mondo. Si trova al Museo Britannico a Londra e si chiama la tavoletta di Sippur. Si data intorno al 2200 circa avanti Cristo ed è questa tavoletta che vedete qua. È una tavoletta importantissima che rappresenta appunto il mondo secondo loro, nel senso che ora poi vi farò vedere, anzi prima vi faccio vedere lo schema che ho fatto, poi torniamo a questa tavoletta. Cosa dicevano i Sumeri? Premetto che questo tema dei Sumeri verrà ripreso poi dai Babilonesi e dagli Assiri anche, quindi vale un po' per tutte le popolazioni mesopotamiche. Dicevano che in origine c'era un grande oceano che si chiamava Apsu. Loro però in questo caso non hanno, rifiutano l'idea, perlomeno non si legano all'idea che questo oceano sia rotondo, poco importa le dimensioni di questo oceano. Ma quello che è certo è che in mezzo a questo Apsu, a un certo punto, sono emerse delle terre. Una terra che è la terra vera, quella abitata, e che è lo spazio centrale. E poi un'altra terra che è un anello che sta intorno, separato dalla terra centrale da uno spazio di mare che si chiama il Kabur. Ma il Kabur è un pezzo di Apsu. Come mai c'è questa differenza tra il concetto egizio e il concetto della Mesopotamia? È normale, gli egiziani stanno in mezzo al deserto. Da una parte hanno il deserto arabico, dall'altra hanno il deserto libico, a sud hanno il Sahara, a nord hanno il Mediterraneo. Cioè gli egiziani, è normale che per migliaia di anni non hanno incontrato mai nessuno, ma non hanno mai neanche sentito parlare di altra gente. Questi no, questi stanno in Mesopotamia, cioè al di là delle montagne ci sta la Persia, a nord ci sta l'Asia Minore. È chiaro, anche loro per migliaia di anni non sono usciti fuori dalla loro valle, ma che esista in qualche modo altra gente, in qualche modo la notizia ce l'hanno. E allora loro che cosa presuppongono? Che il Kabur sia una specie di mare che li separa da quest'altra gente, per cui noi dovremmo mettere su questo anello che c'è qui intorno, almeno a livello teorico, loro ponevano i Medi, gli Egiziani, tutte le popolazioni più o meno mitiche, in alcuni casi anche popoli mostruosi anche loro, di cui però gli arrivava notizia. Ma erano popoli di cui però avevano notizie molto scarse, quindi ipotizzavano che ci fosse un Kabur, cioè un mare, che comunque li separasse. Ma i mari con cui loro avevano percezione immediata erano il cosiddetto mare inferiore
E che era? Questo pezzettino qui del Kabul, e che altro non è che l'attuale Golfo Persico, e il mare superiore, che è questo pezzettino qua, e che è il Mediterraneo. D'accordo? In questo spazio in mezzo, separato dai monti, loro immaginano appunto che si trovino due fiumi, uno e due. Due fiumi che nascono dalle montagne del nord e che vanno a finire nel mare inferiore. Questi due fiumi sono il Deklat, che è il fiume che nella Bibbia viene chiamato Tigri, ma in lingua mesopotamica si chiamava Deklat, e l'Al-Furat, cioè l'Eufrate. Questi due fiumi nascevano dalle montagne del nord e finivano appunto nel Kabul, disegnando in mezzo lo spazio appunto della Mesopotamia. E questo era tutto quanto il loro mondo, diviso in una serie di regioni. Le regioni erano l'Elam, cioè lo spazio compreso tra il Deklat e le montagne, la zona della Mesopotamia, probabilmente detta, in mezzo ai due fiumi, e la Suria, compresa tra l'Al-Furat e il mare superiore. Per le popolazioni della Mesopotamia il mondo era fatto così. Che cosa c'era? Nel centro del mondo c'era Babel. Babel significava babbo, significa porta. Hel vuol dire Dio. Babel significava la porta di Dio, il luogo da cui Dio aveva cominciato la creazione del mondo. E poi in forma biblica Babel, cioè Babilonia, diventerà invece il tentativo della porta che gli uomini cercheranno di fare verso Dio. È chiaro? Ma vedete che la collocazione di Babel, cioè di Babilonia, nel mezzo è anche il luogo che serve a specificare, biblicamente parlando, la dispersione di tutti gli idiomi, di tutte le lingue del mondo, dal centro all'irradiamento. D'accordo? Quindi collocare Babilonia nel mezzo del mondo era importante a livello anche biblico, oltre che mesopotamico, in questo senso. Ora, se fate riferimento a questa cartina, questa è la cartina con l'animazione che ho fatto io, questa esattamente, ma scritta però in caratteri, torno un attimo indietro, eccola qui, è riportata qua. Si vede il Kabul, l'anello esterno, questi triangoli che vedete qua intorno, sono 8 triangoli, e altro non sono che 8 triangoli che indicano quell'anello di terra dove in uno c'è scritto, se purtroppo manca quello in questione, ma noi troveremmo scritto la terra nera, cioè la gente dell'Egitto, in un altro troveremo la terra delle montagne, sono tutti quei luoghi che non erano il loro mondo, erano i confini del loro mondo. Nel mezzo, questo puntino che vedete qui, è proprio Babel, queste righe che vedete qui sono i fiumi, Tigri ed Eufrate, e questi cerchietti che vedete di qua sono invece tutti i cerchi che indicano le diverse regioni, Akkad, Shumer, Helam e Suria, che occupavano le diverse parti del mondo conosciuto all'epoca. Quindi nella loro concezione il mondo era questo, finiva però sempre dove finivano i monti, cioè le montagne indicavano la limitazione della loro terra. Quando è che da loro questo concetto così piccolo è entrato in crisi? Anche qui molto dopo, molto tardi, quando sono cominciate le invasioni, quando questa famosa gente che era collocata al di là del Kabul comincia ad arrivare, comincia con le diverse ondate a farsi viva. Andiamo un attimo alla nostra idea, eccolo qui. E il primo impero della storia, 2350 avanti Cristo, riportato in questa tavoletta, una tavoletta importantissima che oggi si trova a Parigi. Questo è il resoconto storico del primo imperatore della storia,
Sargon di Akkad, anzi, utilizzando la parola, il termine, il nome originario, Sharrukin. Sargon di Akkad è la prima persona che era di Akkad. Akkad era una città sumera, con una serie di campagne militari conquista quello che per loro era tutto il mondo. Sargon di Akkad, questo personaggio di cui vedete qui la testa in bronzo conservata al museo di Baghdad, Sargon di Akkad nel 2350 con una serie di campagne militari conquista tutte le terre all'epoca conosciute. E su quella tavoletta che vi ho fatto vedere prima, ecco, questo è lo spazio in questione, lui aggiunge Akkad, poi l'Elam e poi la Suria, collegando il mare inferiore con il mare superiore. Ora, questo spazio, che se noi andiamo a fare un attimo mente locale, corrisponde a parte del territorio iracheno, parte del territorio siriano, un pezzettino del territorio turco, Bene, questo spazio che vedete qui era tutto il mondo conosciuto all'epoca, tant'è vero che su quella tavoletta Sargon si fregia con il più grande titolo che un uomo abbia mai avuto fino a quel momento: re delle quattro parti del mondo, perché per loro il mondo era tutto lì. Le quattro parti del mondo erano, tornando alla cartina di prima, l'Elam, Akkad, Suria e Sumer, cioè il territorio sumero che sta in mezzo. Quindi, laddove si era detto, ho conquistato tutti i territori che vanno dal mare inferiore fino al mare superiore, praticamente ho conquistato tutto il mondo conosciuto. E nell'idea di Sargon di Akkad, tutto il mondo conosciuto è appunto questo che vedete qua. Considerate che questo concetto ovviamente durerà per il mondo mesopotamico, prima era stato per il mondo egizio. Quando è che questo concetto comincia ad entrare in crisi? Quando esistono popoli che, e vedremo la prossima volta con i Fenici, non hanno una barriera netta, non hanno le montagne nette, anzi hanno il mare che collega tutti i popoli limitrofi, e quindi cominciano ad avere un'idea più ampia, più vasta del mondo. Addirittura cominciano ad essere viaggiatori e si pongono il problema di altro da sé. Arrivano fino a concepire terre che non erano state neanche ipotizzate in un mondo chiuso come quello che abbiamo visto per gli egiziani e per i caldei. Quella è la ragione per cui si aprirà lo spazio ad un mondo veramente enorme. In altri termini, tutto questo concetto di mondo chiuso arriva fino a quando qualcuno in qualche modo non arriva a poter dimostrare che questo famoso Nun per gli egiziani o questo famoso Apsu per i caldei era navigabile e quindi era percorribile, arrivando a definire i confini di quello che era il mondo conosciuto all'epoca. Ma per fare questo bisognerà aspettare almeno la metà del primo millennio avanti Cristo. Per i primi 2500-3000 anni le idee di mondo che sono andate avanti sono queste. Vi auguro una buona serata, grazie.